Ai. Fe. Sì? Oh, Fe. Che c'è? Fede. Oh, chi sei? Chi è? Sono io. Ma io chi? Io. Ma io chi? Ah, ma che sei deficiente? Sono io, sono te. Siamo la stessa persona, ok? Che cazzo sta succedendo? Sto bene? Vabbè, mo bene non esageriamo, cioè te sei mai stato bene, eh? Sì, vabbè, o fa la finta di far simpatico e dimmi che vuoi. Senti un po', ma sta carriera? La carriera? Che c'entra la carriera adesso? Te devi mettere sotto, dai! Cioè stai portando pochi episodi, ne devi portare di più, ti devi impegnare di più. Ah, madonna, pure te ci metti. No, Fede, non hai capito, sono serio. Non è la stessa carriera dell'anno scorso, ok? Non stai con la Roma, ok Leicester, ok la sfida più grande, ok quello che te pare a te. Però devi farla seguire sta serie. La devi far diventare veramente la più bella di YouTube come l'anno scorso. E non te credi che è facile come cosa, eh? Quindi o tu ti metti in testa di portare più episodi e di coinvolgere di più, oppure... Mi dispiace, Nico, ma finiamo come 2 anni fa. Sì. Hai ragione davvero. Lo so che c'hai ragione, grazie al cazzo, cioè. Ok che sono te, ma so te pure in positivo, modestamente. No, è vero, c'hai ragione. Devo mettermi sotto, deve diventare la carriera più bella come quest'anno. Sì. A te, che è? Dove cazzo vai? Al bagno. Ma che fa? Ah, oh, ma saranno pure cazzi mia, che dici? Cioè, t'ho parto di Domoggia, non per cazzo? Ah. Va bene, ho capito. Ciao, sì. C'è strano. Allora, salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con questo ennesimo episodio della carriera, neanche ennesimo troppo, nel senso che, come avete visto dalla breve intro, dobbiamo accelerare il passo, ma ovviamente vogliamo accelerare il passo. Spero comunque che queste settimane, adesso facciamo un recap rapidissimo prima di iniziare, stiano andando bene anche gli altri video, nel senso che io mi sto programmando alcuni video su tutti i giorni. Ho notato che il primo episodio vi è piaciuto tanto, adesso non so gli altri, cioè gli altri, l'altro, perché ne è uscito solamente un altro nel frattempo. Però spero vi sia piaciuto anche il secondo. Speriamo veramente di continuare insieme al 100%. Non so perché ho detto sta cosa, non faccio quasi mai intro del genere, però mannava di palla, quindi Agab. Comunque, signori, big match da subito, perché il nostro Leicester riaffronterà il Manchester United. Per quanto riguarda questa volta la Premier League, l'ultima volta l'avevamo affrontati in Community Shield e non era andata benissimo. Avevamo perso i calci di rigore a causa in realtà di molti rigori sbagliati da parte nostra, in particolare i primi due con gli errori di Vardy e Mahrez. Comunque abbiamo un'offerta qui da parte della Polonia che però andiamo a rifiutare. Tornando su Vardy, sappiamo, come abbiamo visto nello scorso episodio, che si è infortunato e forse, eccolo qui, infatti 2 mesi di stop, giusto per fare un ennesimo recap. Quindi avrà tanto spazio ovviamente Islam Slimani, che comunque sta ripagando la nostra fiducia perché sta diventando il nostro nuovo bomber. E chissà che non purgherà anche il Manchester. Ci ha già pensato contro il Liverpool, avviando una rimonta che comunque si è anche conclusa sul 3-3. Perdevamo 3-1, ma questa ormai è storia. Questa, come direbbe il buon Federico Buffa, è un'altra storia e ovviamente un altro episodio. Lo scorso che vi lascio qui sotto, come tutta la playlist in descrizione. Partiamo all'Old Trafford contro lo United di José Mourinho. 2 mesi fa Marconi era arrivato a Leicester per stupire e per continuare con le imprese passate e costruirne di nuove, frase che abbiamo già sentito in passato ma che ovviamente non fa mai male ripetere. Beh, in parte ci è riuscito, in parte ha faticato, è normale se pensiamo che siamo solo all'inizio della stagione, ma la Premier è un campionato che non aspetta. Allora già da oggi, dall'Old Trafford di Manchester contro lo United di Mourinho, sarà importante riprendersi un risultato che è maturato male in Community Shield, ma soprattutto riprendersi pubblico e classifica, una classifica non troppo generosa dopo queste prime partite. Buon pomeriggio dall'Old Trafford di Manchester. Le due squadre sono già sul terreno di gioco e veramente c'è grande atmosfera ovviamente per questo match che abbiamo commentato anche all'inizio. Abbiamo già visto, era calcio d'agosto, sì, però comunque l'abbiamo già visto in Community Shield. Lì ci fu un grande Leicester nel primo tempo, un Leicester che poteva anche amministrare molto meglio la partita, lo disse anche Marconi successivamente, un Leicester forse un po' troppo sbruffone in quei 90 minuti, perché poi più o meno al 60esimo pareggiò Mkhitaryan e la partita si capovolse totalmente, perché poi lo United riuscì a vincere i calci di rigore, complice anche 2 errori di Vardy e Mahrez.
È tutto pronto? Queste sono le formazioni che vediamo in grafica. 4-2-3-1 confermato per gli 11 di Marconi. Il tridente, o meglio, i quattro lì davanti saranno ovviamente Slimani confermatissimo al centro dell'attacco. Poi abbiamo una novità importante, perché Albrighton andrà a fare l'esterno destro con Marez per la prima volta in stagione alle spalle della punta, che è Slimani, e a sinistra c'è ovviamente Musa. Quindi è tutto pronto qui all'Old Trafford. Batte il Leicester, fischia il direttore di gara e si parte. Si fa ad Alessandro, che mette subito in movimento Musa. Tocco di ritorno splendido per Alessandro. Parte bene il Leicester come Community Shield. Palla a cercare Slimani, non trovato. Poi c'è però Drinkwater che calcia in porta e non la trova. Uno contro uno con Hoot, lo vuole saltare Ibra. In qualche modo è passato pure, la mette sul secondo palo per Rooney, che stacca di testa, non trova la porta, ma risponde Wayne Rooney al sinistro di poco fa di Drinkwater. United, Ibra. Ora lui si gira a destra di Ibrahimovic. Schmeichel ancora in calcio d'angolo. Parte Rooney dalla bandierina al secondo palo questa volta. Jones prova a mettere giù, diventa un assist per Depay, che è passato. Depay col destro, alto sulla porta di Schmeichel. Cerca spazio Wayne Rooney. Quindi la chiusura di Drinkwater, che è anche fallosa, ma c'è il vantaggio. Palla per Mensah, dentro da Ibra, limite Ibra sul destro, vuole anche liberarlo. Prova Ibrahimovic, Schmeichel con un guizzo. Rooney di prima per Lingard. Si sono un po' complicati la vita nello stretto, ma la tengono. Mensah al limite, può anche calciare da solo. Mensah che sceglie l'assist, calcia Valencia sopra la traversa. Ancora troppo Manchester. Cambia molto il Leicester. Intanto si passa al 4-4-2. Entrano Junuzovic e Keita Balde sul terreno di gioco. Keita andrà a destra, Junuzovic ovviamente in mezzo al campo. Fuori, come avete visto dalla grafica, Marez e Drinkwater, che ha toccato veramente zero palloni nel primo tempo. Quelli che ha toccato in realtà li ha persi. Vediamo se questo Leicester in questa ripresa riuscirà ad essere più compatto e magari anche più efficace in zona offensiva, anche perché abbiamo visto zero. Ma attacca nuovamente il Manchester con Rooney. Passa in qualche modo con rimpallo, la palla buona per Lingard, ma calcio di punizione per lo United. Bellerin cerca Keita, c'è un rimpallo, riparte ancora il Manchester, è distrattissimo il Leicester. E allora corre Luke Shaw, che poi lascia partire il cross per Ibrahimovic, che porta avanti lo United. Grandissimo gol dello svedese. Manchester in vantaggio. E può esultare Mourinho, infatti Ibra lo va ad abbracciare. Questo è un gran gol dello svedese. Palla persa ingenuamente da Bellerin. Ovviamente loro non perdonano, già hanno perdonato tante volte in questi primi, in questa prima ora di gioco. Ibra qui non sbaglia, al volo, alla sua maniera. Nulla da fare per Schmeichel, che anzi ci aveva salvato anche più di una volta nel primo tempo in particolare. Ed ora Leicester sotto, vediamo se ci sarà una reazione, perché adesso potrebbe cambiare ancora una volta l'assetto tattico. Si potrebbe andare al 4-3-3, che forse è l'ultima speranza per recuperare questa partita. Cambio di gioco intercettato da Bellerin, che prova a servire Junuzovic, non ci arriva per il numero 20. Ci arriva su questo pallone Amarty. Quindi attenzione a Keita, che viene servito a sinistra. È sbilanciato lo United. Keita in aria, salta l'uomo, va sul destro. Keita prova a calciare e non riesce clamorosamente ad andare in porta. Si è addormentato sul più bello Keita Balde. E ringrazia lo United. Stacca qui ancora Bellerin. Prova a prendersi il pallone Musa e ci riesce. Tutto un altro Leicester adesso. Amarty ha visto al centro i compagni, prova a passare, chiuso però, chiuso molto bene. Poi se la riprende ancora Mendy, dentro da Amarty, c'è anche Slimani da servire. Palla dentro per Slimani, con il destro Islam Slimani al 90esimo, la pareggia il Leicester al primo tiro in porta. Incredibile, il cuore del Leicester, il cuore delle Foxes e anche il culo, se permettete. Perché dopo una pessima partita, soprattutto di Islam Slimani, che si è fatto vedere pochissimo, qui è in bambola la difesa dello United. E allora può esultare Marconi, perché Slimani fa 1-1 al minuto 87. Sono veramente tantissimi punti quelli che farebbe Leicester oggi, per come si era messa la partita, per come abbiamo giocato. Lindgaard, anche se Marconi non può essere soddisfatto di questo match, ma non è finita. Ibra dentro da Mata, che è solo di fronte a Schmeichel. Mata disturbato da Robert Huth, che mette il pallone in calcio d'angolo. Rivediamo il replay, decisivo l'intervento di Huth a corpo morto sul sinistro di Mata, che era diretto in rete. E allora attenzione, teniamo il cross di Martial sul secondo palo, i pugni di Schmeichel. Siamo anche a contentare di un punto che sarebbe preziosissimo. Il cross in area di rigore, allontana Slimani verso Musa, il pallone passa, vediamo se l'arbitro lascia correre. No. Però
Comunque finisce qui 1-1 all'Old Trafford, per come si era messa, ripeto, questi sono tantissimi punti che porta a casa il Leicester, perché lo United ne perde 2 e noi ne straguadagniamo 1 dopo 90 minuti comunque pessimi, che non possono tenere soddisfazione, diciamo, in casa Foxes. Marconi e noi anche, soprattutto, non possiamo essere soddisfatti per questa partita pessima, anche se ovviamente affrontavamo una grande squadra, e questo è un punto preziosissimo. Guardate lì le statistiche, che direi parlano chiaro. Il gol di Slimani all'87esimo ci ha fatto sicuramente tirare un sospiro di sollievo, ma giocare come all'Old Trafford non è una soluzione definitiva, e anzi, se si gioca sempre in quel modo non si va da nessuna parte. Comunque stasera giochiamo a Copenaghen contro la prima del girone assieme a noi, dopo i primi 90 minuti che ci hanno visto battere, vincere e convincere. Il Bruges oggi giochiamo contro un avversario sicuramente dalle doti tecniche superiori e con un modulo, il 4-3-3, che forse ci porterà un equilibrio che soprattutto in Champions è fondamentale. Dopo vari cambi di modulo, dopo 4-2-3-1, 4-4-2, alla fine ne abbiamo cambiati 3 solamente all'Old Trafford. Però l'importante è trovare un equilibrio. Vediamo se stasera in trasferta, in uno stadio comunque complicato per tradizione a Leicester, troveremo questa quadratura giusta. Dentro il pallone per Mendy, che cerca spazio anche per andare alla conclusione. Si propone Bellerin, occhio a Bellerin, col destro prende in pieno la traversa. La prima palla gol del match ce l'ha il numero 2. Sempre Kusk, sempre col sinistro, sempre ad uscire. Colpo di testa di Slimani, che perfeziona le cose. Poi prova a mettere in movimento Marez, che però non riesce a tenerla. Quindi ancora Copenaghen, col destro da fuori. E la palla gol avuta dal numero 22. Ottima dalle parti di Falk, che prova a saltare Bellerin, ci riesce anche a restituire di fisico molto bene il 33, che poi la mette dentro Morgan, non benissimo, Ut bene invece, poi bacio in deviazione e la palla in calcio d'angolo, brivido per il Leicester. O perché non riusciamo a ripartire, ma attenzione a Santander, passa in qualche modo Santander, palo interno, poi rimorchio c'è Quis che la mette dentro, Schmeichel e poi Morgan. Bravo qui Ut a controllare Subaskim, che però la tiene lo stesso. Poi allarga per Kusk, attenzione a Santander al centro, palla sul secondo palo, palo ancora del Copenaghen. E poi hanno sbagliato clamorosamente ancora una volta. Potrebbe essere una notizia, ma altrimenti non lo è più, perché come all'Old Trafford esce Riyad Mahrez dentro al suo posto. Bartosz Kapuska. Junuzovic ha preso il pallone, forse calcerà addirittura lui, perché si sono allontanati tutti. E allora vediamo, occasione per il Leicester. Junuzovic sul fondo, grande destro su punizione del numero 20. Vorrei vedere anche la replay per capire di quanto è uscito questo pallone. Ma c'è stata deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per il Leicester. L'ha calciato benissimo Junuzovic, palla sul secondo palo, cercare Amarty che la prende, non benissimo, poi la allontana, che va in percussione, poi c'è l'inserimento da parte di Junuzovic, ha visto Odegaard, occhio a Junuzovic che calcia con la deviazione provvidenziale, il ritorno da parte di Okore, preparata dalle parti di Bellerin che colpisce ancora per Junuzovic. Olsen non riesce a calciare con l'intervento forse anche falloso e comunque scorretto da parte di Morgan, ma non secondo l'arbitro, quindi via il contropiede del Leicester con Slimani. Poi è partito Keita, l'ha visto Slimani che lo lancia, grande palla per Keita, palla la parte opposta, c'è Kapuska che te la mette dentro per Kapuska che manca l'appuntamento col pallone, col gol del 1-0 all'83esimo. Game over a Copenaghen, è 0-0, rimangono in testa al girone Copenaghen e Leicester, ma le Foxes non vincono più, terzo pareggio di fila, anzi terzo pareggio di fila per quanto riguarda le se consideriamo insomma la Premier League e la Champions, perché poi c'è anche quella sconfitta molto pesante che ha significato un'eliminazione da una coppa del calcio inglese contro il West Ham. Adesso sarà importante tornare a vincere contro il Southampton nel prossimo turno, sì, perché dovrebbe essere il Southampton adesso se non sbaglio dallo scudetto. Insomma, un Leicester che fa fatica ultimamente a vincere, però questo è un pareggio prezioso che arriva a Copenaghen in trasferta, quindi ovviamente pareggi che hanno sapore totalmente diversi, quello contro il Manchester che comunque ha un sapore molto dolce per come è arrivato, ma prestazione pessima. Giocheremo al King Power Stadium contro il Southampton, vediamo al volo la classifica. Leicester che è nella fase bassa della classifica, molto bene il Southampton che è terzo al momento, con 12 punti contro i nostri 7, quindi vincere per convincere questa Premier League e per convincere tutti che siamo ancora vivi. 3, 2, 1, si parte al King Power Stadium per noi, deve cominciare un nuovo campionato.
Musa lo chiude, poi viene anche la parola in campo, quindi il cambio rimandato. Occhio ad Amarty, dentro proprio da Capuzka, ultimo pallone giocabile per lui, lo gestisce ancora molto bene, va fino in fondo Capuzka, per terra, calcio di rigore per il Leicester, Capuzka fenomenale all'ultimo pallone della sua partita, si fa stendere da Cedric, è il Leicester alla palla dell'1-0, ma attenzione perché l'ultimo rigore l'abbiamo sbagliato ed era anche quello un rigore decisivo, più o meno nei stessi minuti di gioco. Fuori Capuzka che lascia il posto a Keita, dentro anche Slimani per Mendy, si passa al 4-2-3-1 per questi ultimi minuti, ma intanto Marez, va Marez, Leicester 1 Southampton 0, ha portato in vantaggio le Foxes, Riyad Mahrez che torna a segnare su penalty all'80esimo, esplode il King Power Stadium e sono avanti i padroni di casa. Rigore non calciato perfettamente, ma quel che conta è che la palla sia dentro perché Forster rimane immobile e quindi anche sfatato il tabù dei penalty per Mahrez, che aveva sbagliato quello in Community Shield pesantissimo contro il Manchester, tra l'altro calciando in maniera simile perché quella volta aveva trovato i guantoni di De Gea e quindi Leicester in vantaggio. Adesso bisogna tenere però, perché quando non vinci da tre partite, forse anche di più, può farsi sentire la pressione. Ed ora bravo Drinkwater ancora una volta, gran partita di Drinkwater, gran secondo tempo di Drinkwater. Attenzione che adesso il Southampton ha scoperto, riparte il Leicester, dalla parte opposta è solo Keita, ma adesso l'ha visto e rientra, va dentro da Slimani, attenzione a Slimani che calcia col destro, Islam Slimani, 2-0, partita chiusa nel giro di un minuto. Il Leicester fa veramente cantare una canzone nuova ai suoi tifosi, perché adesso Marconi capisce che i cambi sono fondamentali e lo capisce anche il Leicester. Slimani e Mahrez fanno sognare le Foxes, 2-0. Poi Davis dentro il pallone per Seager che pesca il gol dell'1-2. E allora partita riaperta per questi ultimi 3 minuti e mezzo, anzi 2 minuti e mezzo più quelli di recupero. Ha dormito qui la difesa del Leicester. E Seager si inserisce, poi pesca l'angolino, trova il gol del 2-1. Concentrati ragazzi. Ma forse riesce anche a recuperare. Vediamo un po'. Fonte a difendere, Fonte a prendersi un bel rischio. Slimani alla fine gliela porta via. E attenzione che sta arrivando anche Keita. L'ha visto Slimani. C'è il movimento anche di Amarty dalla parte opposta. Servito col taglio. Il pallone non gli arriva. Tanta, troppa confusione. Alla fine è game over al King Power Stadium dopo 3 partite senza vittorie. Il Leicester batte il Southampton 2-1. Decisive le reti nel giro di 60 secondi di Mahrez su calcio di rigore conquistato da un ottimo Capuzka, che è un giocatore scoperto grazie anche a voi, e poi quella di Slimani in contropiede, il Southampton ha corso alle distanze ma non basta grazie al gol di Seager, è 2-1 per noi e quindi direi che è un episodio chiuso al top. Un episodio che comunque non è andato male ragazzi, perché sì, 2 pareggi, ma sono 2 pareggi ottimi, perché all'Old Trafford guadagni un punto contro un Manchester che poi nello stesso stadio ci perde 2-1 con lo Stoke City, un Manchester che comunque è molto in alto in classifica e quindi ci sta comunque giocare male ma riuscire a prendersi quel punticino, e soprattutto ne levi 2 preziosissimi a loro. Il Leicester batte a questo punto il Southampton e torna neanche troppo su, ma è normale, nel senso non è che una vittoria possa cambiare più di tanto. In mezzo però c'è stato un pareggio preziosissimo in Champions League, perché è arrivato in casa del Copenhagen, che comunque è una squadra che assieme a te sta conducendo questo girone, e quindi poi tutto è rimandato al ritorno. Ma comunque questa è la classifica, è presto per giudicarci, ma l'importante è sapere che abbiamo fermato il Manchester, che a questo punto è fermo a quota 11, poteva essere minimo a 13 punti e quindi al comando della classifica, ricordiamocelo. Abbiamo battuto il Southampton che era terzo, ora è quarto, ma comunque nelle fasi alte della classifica. Insomma, il Leicester c'è. Fatemi sentire anche voi che ci siete con un bel like qui sotto, lasciatemi anche un commento perché ovviamente servono molto, come vedete poi li leggo, nel senso che Capuzka che ci risolve una partita e mezzo me lo consigliate voi, io lo leggo e sono quasi incuriosito da questa scelta, lo vado a mettere dentro e ci cambia appunto un episodio intero praticamente. Se non lo siete già, iscrivetevi anche al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video. In settimana comunque dovrebbe uscire un altro episodio di Carriera, quindi tenetevelo bene a mente perché questo è molto importante. Regà, io vi mando un bacione, bella.